siamo, diciamo, al terzo appuntamento dei festeggiamenti per il 75esimo della Repubblica dell'Ossola. Ci apprestiamo a inaugurare un'importante mostra su Ettore Tibaldi, medico sovversivo da Certosa di Pavia alla Repubblica dell'Ossola. Io devo fare dei doverosi ringraziamenti chiaramente a tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione di questo evento e in particolare, se mi permettete, oltre al nostro curatore che è Andrea Pozzetti, il dottor Ravagozza, ormai è un abitué sempre con noi, ma abbiamo il piacere di aver qui Pier Giacomo Garlaschelli, che come penso abbiate già tutti letto, era figlio di Teresa Vitaloni, governante di Casa Tibaldi per oltre 40 anni e quindi ha fornito gran parte della documentazione che andremo poi a vedere oggi. Quindi io non vi rubo altro tempo, lascerei la parola all'amico Fadelizio, presidente dell'Antilocale, che gestirà un attimino l'incontro di oggi e poi andremo a inaugurare la mostra. Grazie. Prego. Benvenuti a tutti. Vi ringrazio della presenza, grazie al sindaco che da buon padrone di casa ci ospita in questa meravigliosa sala allestita e sala di Ettore Tibaldi, proprio per ricordare Ettore Tibaldi che qui è rappresentato al posto del Presidente della Repubblica, visto che questa è un'aula consigliare. Ci dovrebbe essere il Presidente della Repubblica, ma proprio per concessione del Presidente della Repubblica rendiamo onore a Ettore Tibaldi per ciò che è stato e che ha fatto durante il secondo conflitto mondiale e si vede nella fattispecie la Repubblica dell'Ossola. I ringraziamenti che andiamo a fare è proprio per tutti coloro che hanno operato per poter arrivare a questo evento. Pier Antonio Ragozza, che è diciamo così ormai il nostro storico, o perlomeno il nostro divulgatore storico, va bene così? Più o meno. È prezioso perché c'è bisogno anche di studiosi, ricercatori che ci aiutino a ricordare, a trovare, a ritrovare documenti e quant'altro. Questo grazie al grande lavoro di Andrea Pozzetta, che da buon e diligente studente universitario si è imbattuto in Ettore Tibaldi nella ricerca e per nostra fortuna si è innamorato di questo uomo, della figura e della linea, come si può dire, della personalità di quest'uomo. Che noi di nostro la conosciamo solo come presidente della giunta di governo, ma non avevamo molta conoscenza di quello che era anche medico del San Biagio, ma lo ricordiamo o meno anche lì come medico del San Biagio e insomma poi in fondo come ricercatore, come medico direi che insomma ce n'era, no? Però conosciamo l'Ettore Tibaldi dal momento che è arrivato a Mondosso e non ci eravamo mai posti il problema di dire: ma da dove arriva questo signore? Elegante, di una certa lineatura, no? E per fortuna Andrea ha fatto questa ricerca e grazie comunque a Pier Giacomo Garlaschelli che ha ereditato quel po' di materiale e grazie che l'ha messo a disposizione, insomma, che ci ha dato la possibilità di conoscere, di arrivare a conoscenza di questo. È stata messa in cantiere una mostra con dei pannelli che andremo a vedere poi in Piazza Fontana, dove si comincia a vedere appunto quello che era Ettore Tibaldi anche prima di arrivare in Ossola, l'Ettore Tibaldi studente, l'Ettore Tibaldi combattente nella Prima Guerra Mondiale, fino ad arrivare alla Repubblica dell'Ossola a gestire questo territorio. Nell'intento poi è quello di proseguire e di arrivare, adesso sono 10 pannelli, direi che 5 o 10 pannelli per la vita di Tibaldi anche come senatore, come vicepresidente del Senato, ce ne sta ancora parecchio.
ma soprattutto quello che è importante dietro Etibaldi è la coerenza e il pensiero dietro Etibaldi, non già tanto le opere fatte, ma quello che conta oggi specialmente, dove ci siamo un po' carenti di questi personaggi. Allora, io direi che passo la parola, non vorrei portare via altro tempo. Pier Antonio introdurrà Ettore Tibaldi, Ossolano, pertanto giunta di governo e quant'altro. Dopodiché andremo ad approfondire con Andrea Pozzetta Ettore Tibaldi, che viene fuori dagli archivi ritrovati di Pier Giacomo Carraschetti. Un'aula speciale, perché questa è l'aula consigliare di Domodossola, ma è anche l'aula storica, dove si riuniva la giunta provvisoria di governo dei 40 giorni di libertà, di quella che noi oggi chiamiamo Repubblica dell'Ossola, anche se in effetti all'epoca non si chiamava Repubblica dell'Ossola. Molto sinteticamente, dopo l'estate del 44, dopo il rastrellamento del giugno 44, le vicende dei mesi successivi, ad inizio settembre, con una serie di operazioni condotte nelle valli dei Garibaldini, nel fondovalle, dalla divisione Valtoccia, dalla divisione Valdossola e dalla Piave, risalendo alla Cannobina, si è arrivati a liberare questo territorio. La particolarità è stata che l'autorità, diciamo così, militare, i partigiani, hanno subito ceduto il governo del territorio all'autorità civile. Non è stata l'unica esperienza di zona libera in Italia, altrove si è preferita invece la gestione del territorio da parte delle forze che l'avevano liberate, qui da noi c'è stata questa cessione ai civili. Qui non c'era un CLN perché era stato sciolto, era stato disperso in precedenza e il comandante Superti, comandante della divisione Valdossola, ma a nome di tutte le formazioni, ha nominato una giunta di governo. Una giunta di governo che lui dal punto di vista giuridico non poteva nominare, tant'è vero che poi il CLN e Alta Italia ha poi ratificato i componenti, però ha fatto una nomina sua. E a presidente di questa giunta provvisoria di governo ha nominato Ettore Tibaldi, di cui parlerà dopo in dettaglio Pozzetta. Lui era stato nominato proprio perché aveva questa esperienza come antifascista, era una figura di rilievo. Lui era in Svizzera ed è arrivato dalla Svizzera subito il 10 di settembre. Dalla Svizzera sono arrivati altri personaggi di rilievo, perché noi oggi la chiamiamo Repubblica dell'Ossola, però io dico che non è un prodotto tipico del nostro territorio, perché ha visto l'apporto di italiani, di personaggi di rilievo che arrivavano da tantissime regioni. Pensiamo a un nome per tutti, Umberto Terracini, che era qui seduto a questo tavolo a fare il segretario, a fare i verbali, poi è diventato presidente dell'Assemblea Costituente e la Costituzione italiana ha visto un po', se noi possiamo rappresentarla come un altro ideale, una delle radici di questa Costituzione parte da Domodossola, parte da Ossola, parte da qui. Ecco, un altro aspetto da considerare, accennavo al fatto che noi oggi la chiamiamo Repubblica dell'Ossola, loro non l'hanno mai chiamata Repubblica dell'Ossola, la chiamavano zona libera, Ossola, zona liberata, perché? Perché all'interno c'erano tanti componenti diversi, c'erano repubblicani, monarchici, eccetera, per cui anziché mettersi a discutere sui termini, loro lavoravano concretamente, lavoravano su due livelli, la gestione immediata del territorio, delle esigenze, dei bisogni e dall'altro lato guardavano ad un orizzonte molto più lungo, guardavano a quella che doveva essere l'Italia democratica post-bellica e hanno lavorato come se questa zona libera dovesse durare 50 anni. Hanno guardato, hanno cominciato a costruire e a ridare dignità ad un'Italia che dopo 20 anni di dittatura era veramente diventata qualcosa di povero, qualcosa di tragico. E questo cambiamento è partito proprio dall'Ossola, con persone che poi hanno avuto anche un ruolo importante anche nella Costituente e in quant'altro.
Noi parliamo di Tibaldi medico sovversivo. La sovversione è di solito sovvertire un ordine costituito. Certamente l'ordine che era quello del fascismo andava sovvertito. Però c'è un altro aspetto che ho colto, che è quello di un Ettore Tibaldi presidente della legalità. Cioè, può sembrare quasi un contrasto. Aveva fatto mettere, perché noi lavoriamo molto sui verbali, che sono la parte più immediata, più concreta, più viva di quella che era l'attività della giunta provvisoria di governo. E lui aveva raccomandato, ha detto, il presidente raccomanda la puntualità nell'intervento alle sedute, cioè puntualità svizzera, senso del rispetto delle regole. Poi un'altra cosa da considerare è che lui era repubblicano, ma non si è mai chiamato repubblico. Un altro aspetto che subito dopo che si era costituita la giunta, già il 18 settembre, aveva comunicato tramite la legazione italiana a Berna al governo Bonomi che qui era stata ripristinata la sovranità italiana su un pezzo di territorio, per cui non è che ci fosse una volontà indipendentista o quant'altro, semplicemente veniva riconsegnata al legittimo governo di Roma questo pezzo di territorio che poi, con i mancati aiuti, gli alleati definiranno una capocchia di spillo. Ma una capocchia di spillo che cos'è, uno spillo d'oro, a dirlo oggi. Poi un'altra attenzione a questo aspetto della legalità, memore anche del fatto che lui era stato perseguitato, aveva subito le ingiustizie del fascismo, è il fatto di aver considerato che nella fase iniziale, che era quasi fisiologica, aveva notato che in tema di giustizia e di polizia si sia proceduto all'infuori di ogni forma di legalità. E allora cosa ha fatto? Ha lavorato, ha chiesto l'istituzione di un giudice straordinario. Giudice straordinario che era un suo amico con cui ha collaborato anche in Svizzera, Ezio Vigorelli. Era un avvocato di Milano antifascista che era espatriato in Svizzera. Piccolo particolare, a Ezio Vigorelli i nazifascisti avevano ucciso i due figli. Per cui possiamo immaginarci un giudice straordinario che si trova a dover giudicare, processare i fascisti che erano qui sul territorio. Umanamente uno dice un senso di ritorsione, di vendetta potrebbe starci. Come Tibaldi, anche Vigorelli era un grande uomo. Lui cosa ha detto? Oggi non ci sono le condizioni per poter giudicare. Questo nel mezzo di un conflitto dove c'erano questi odi, questi conflitti, questi scontri e questi, cioè proprio anche la volontà di vendetta e quant'altro. E allora lui ha stabilito, ha detto, noi istruiamo tutti i procedimenti, facciamo un fascicolo per ciascuno, accertiamo le responsabilità. Dopodiché, finita la guerra, quando ci saranno le condizioni, andiamo a giudicare. Perché noi lo vediamo ancora oggi, quando ci sono conflitti interni, guerre civili e quant'altro, tantissima gente viene magari uccisa, viene fucilata così sull'onda dell'emozione, sull'onda degli odi momentanei. Manca questa capacità, questa lucidità. Ripeto, un giudice i cui figli erano stati uccisi dai nazifascisti. E...